oggi iniziamo a far conoscere il nostro programma di governo in tutta Italia con degli eventi mirati che servono proprio a diffondere i nostri progetti per il futuro di questo paese. Non ne parliamo al futuro, ne parliamo già al presente. Su quello che sarà il volantino che distribuiremo ai cittadini in questi mesi troverete i nostri punti di programma già realizzati da marzo 2018. Non faremo una legge per ridurre gli stipendi dei parlamentari, non serve una legge, bastano gli uffici di presidenza di Camera e Senato per cominciare a tagliare tutto quello che non serve alla politica. Questa campagna elettorale sarà una campagna in cui ancora una volta tutti quanti vi diranno che vogliono eliminare i vitalizi, sarà una campagna elettorale ancora in cui tutti quanti vi diranno che vogliono eliminare gli sprechi e i privilegi, lo hanno già fatto in quella del 2013, ma dal 2013 ad oggi una forza politica è passata dalle parole ai fatti, tutti gli altri, quelle che erano state le promesse della campagna, se le sono rimangiate, cioè il Movimento 5 Stelle, tagliando i privilegi, gli stipendi ai propri parlamentari, ha raggiunto già la cifra di 90 milioni di euro con 2.000 portavoce in tutto, con 2.000 eletti in tutto. Ora immaginate questi numeri moltiplicati per tutti gli eletti in Italia e capirete che quello di cui stiamo parlando qui oggi non è rancore verso la classe politica o una fissazione del Movimento 5 Stelle, stiamo parlando di miliardi di euro che serviranno a rifinanziare i servizi essenziali. Molti parenti che hanno assistito i propri familiari, talora con storie piene di sofferenza, mi hanno detto: si ricordi, dottore, che la morte non è il peggior di tutti i mali. Questa frase sottolinea quanto sia bella la vita, quanto sia importante e quanto vada pienamente vissuta, ma per molte persone non a tutti i costi. Io voglio dirlo molto chiaramente, che cosa prescrive questo disegno di legge? Uno, che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Due, che ogni persona maggiorenne e capace di agire abbia il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso e che tali trattamenti possano essere in ogni caso rifiutati o sospesi. Terzo, che sia sancito il divieto di accanimento terapeutico e riconosciuto il diritto del paziente all'abbandono di quelle terapie. Quarto, che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi, possa attraverso disposizioni anticipate di trattamento, DAT, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. 78,6% dei veneti, governati dalla Lega, chiedono questa misura. Lo dicono i dirigenti del loro partito. E siamo di fronte alla solita Lega che negli enti locali ravana il consenso e a Roma lo tradisce. Per un'altra cosa, chiederete di audirlo in forma testimoniale, visto che, come dire, c'è una questione di no, di verità o diciamo che qui ci appelliamo uno al buonsenso, due chiaramente all'esperienza, quindi sarebbe il buonsenso sarebbe quello di ascoltarlo, di audirlo in via testimoniale, perché così siamo al riparo da qualsiasi incomprensione. Io credo che abbiamo fatto scacco a questa commissione perché abbiamo spiegato e fatto capire a tutti gli italiani che ci sono delle reticenze, c'è una grande rilevanza non solo dal punto di vista politico ma anche tecnico, perché noi dobbiamo capire se l'allora ministro Boschi ha fatto gli interessi della banca del padre e magari non delle altre banche. Questa sarebbe la cosa più grave in assoluto, e se non è importante questo per capire su cosa si fonda il problema finanziario e bancario di questo paese, noi siamo disponibili a lavorare anche a Natale e a Capodanno pur di ascoltarli tutti i nomi che abbiamo segnalato, da Draghi, la Vestager e tutti quelli che ci sono, Nui, piuttosto che Consoli, Zonin, Dagui, tutti quelli che sono stati fatti, la lista l'avete a disposizione, sono tutti nomi interessanti per capire qual è il problema del sistema bancario. 10 miliardi di euro sono i soldi che i cittadini spendono per la gestione dei propri rifiuti.
basterebbe andare a recupero di materia per pressoché azzerare questa cifra. Il Ministero dell'Ambiente dovrebbe adempiere alla sentenza 4611 del 13 aprile 2017 del TAR del Lazio, che ha dichiarato che è illegittimo il silenzio sulla definizione dei criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali, dei rifiuti produttivi a rifiuti urbani. Deve essere stabilito un criterio uniforme oggettivo su tutto il territorio nazionale. Abbiamo chiesto ancora una volta se chi è possessore di una seconda casa sfitta all'interno di un comune debba pagare la quota variabile oppure no, e non ci avete ancora risposto. Settimana scorsa siete venuti in aula con una sentenza della Cassazione che riguardava un caso totalmente diverso da quello che avevamo chiesto. State facendo una figuraccia. I cittadini sono nel caos. Milioni di italiani hanno pagato più del dovuto e voi li state abbandonando. Non sanno come devono ottenere il rimborso. Ancora una volta, dopo 11 anni, state parlando di bozza in merito al decreto sulla assimilabilità dei rifiuti speciali. Voi non volete risolvere il problema della gestione dei rifiuti in Italia. Grazie. Quest'anno l'ICCAT, la Commissione Internazionale per la Tutela del Tonno Atlantico, ha assegnato all'Unione Europea una quota di tonno rosso che arriverà nel 2020 a 19.360 tonnellate, contro le 13.451 del 2017. Questo aumento è stato possibile grazie alla ricostituzione degli stock ittici e agli immensi sacrifici dei pescatori, per lo più della piccola pesca. Se qualcuno va aiutato in questa fase nuova di gestione della risorsa, questi devono essere i piccoli pescatori. Reputo pertanto intollerabile l'ipotesi di voler concedere alla Turchia una parte della quota che l'Unione Europea, imponendo regole stringenti, ha così a fatica ottenuto, dopo anni di tagli. La piccola pesca è una risorsa economica e sociale per l'Europa, una risorsa ecosostenibile e un patrimonio di tradizioni da tutelare. È a loro che bisogna concedere una parte significativa delle quote assegnate all'Unione Europea. Ritengo molto importante che oggi siano state accettate, con qualche riformulazione, ma sostanzialmente tutto il pacchetto anticorruzione che il Movimento 5 Stelle vi ha proposto, compreso anche un Sunshine Act a cui voi avete detto sì, e su questo mi meraviglio. Una legge che già esiste in Francia, che prevede che sostanzialmente tutte le multinazionali della farmaceutica e tutte le società di dispositivi medici a fine anno debbano dichiarare, oltre una certa cifra che può essere 100 euro, può essere 200 euro, se hanno ricevuto finanziamenti, consulenti, pagamenti in convegni e così via. Perché quando vediamo sui giornali che c'è stato un evento di corruzione di medici e quant'altro, vediamo che la metà dei pagamenti è avvenuta in maniera legale, attraverso trasferimenti legali, contratti legali, convenzioni con chi? Con case farmaceutiche e dispositivi medici, a volte che loro stesso dicono per telefono che non funzionano, però li mantengono attivamente nei loro programmi di tipo chirurgico. Pronto il progetto del grande raccordo anulare delle biciclette. Viene definito il tracciato della ciclovia urbana di 45 km che toccherà le bellezze e i luoghi più significativi di Roma. Sono previsti la realizzazione di 19 nuovi chilometri di ciclovie, 4 ciclostazioni protette, hub multimodali, rastrelliere e bike parking. Entro dicembre lo studio di fattibilità tecnico-economica verrà consegnato al Ministero per le Infrastrutture. Saluto da Tallinn, abbiamo appena concluso i lavori della COSAC, la conferenza interparlamentare tra parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea e Parlamento Europeo. Abbiamo affrontato tantissimi temi molto interessanti, io in particolare ho avuto il piacere di intervenire sul dibattito sul futuro dell'Unione Europea, dove ho sottolineato l'importanza fondamentale degli strumenti di democrazia diretta, di democrazia partecipata, per riavvicinare i cittadini finalmente alle politiche dell'Unione e far percepire loro quanto è importante essere non solamente un soggetto passivo, ma soprattutto un cittadino attivo. Io oggi sono intervenuto su una tematica molto importante, che è quella dell'immigrazione, che non può più essere un problema tutto italiano. Oggi più che mai l'Europa si sta giocando tutto sulla gestione dell'immigrazione. Inoltre abbiamo approfondito, confrontandoci con le autorità competenti, il funzionamento del sistema di voto via internet. Pensate che in Estonia sin dal 2005 i cittadini possono votare su internet, e questo trend sta crescendo costantemente di elezione in elezione, rendendo più accessibile anche il procedimento elettorale. Pensate che ogni
cittadino estone e possiede una carta d'identità elettronica che gli permette di interfacciarsi con la pubblica amministrazione. E pensate che si può aprire una società in 18 minuti e pagare le tasse in 3 minuti. Questo è incredibile se pensiamo alla burocrazia enorme che abbiamo in Italia oggi. Da oggi iniziamo a far conoscere il nostro programma di governo in tutta Italia con degli eventi mirati che servono proprio a diffondere...